Questa sentenza ha un valore molto importante perché è la prima di una serie che stanno arrivando e che certificano, cristallizzano nero su bianco quello che è stato l'andazzo, chiamiamolo così, la consuetudine a cui l'Italia in tante regioni si era abituata, ovvero di compensare una carenza di programmazione per i medici di medicina generale nei loro vari settori di attività, medicina di famiglia, 118, guardia medica, eccetera, eccetera, utilizzando medici con contratti a tempo determinato privi dei titoli che la legge stessa, sia a livello europeo sia a livello italiano, chiedeva per fare quel lavoro. Quindi cosa è successo? Che questi medici hanno lavorato per anni e anni e anni con lo stesso contratto di lavoro, con lo stesso stipendio, con tutto esattamente identico tranne la tempistica del contratto di lavoro, pur senza i titoli. E hanno giustamente chiesto di veder riconosciuto, come la direttiva europea prevede, la loro esperienza sul campo. E il giudice in realtà dice: non riesco giuridicamente a farlo, nel senso che sembra quasi la sentenza un vorrei, ma non ho lo strumento per, però diciamo che dicendo questo cristallizza e ci mette una certificazione sul fatto che queste centinaia di professionisti hanno per anni lavorato nei servizi e quindi l'hanno fatto in violazione dello stesso testo normativo italiano, articolo 21 della 368 in particolare, e della direttiva europea, che dice per fare quelle funzioni ti dovevi prendere quel titolo. Titolo che non era possibile in Italia, non era possibile prenderlo perché i posti erano estremamente sottostimati e quindi, come dire, c'è stato un effetto struzzo, si è messa la testa sotto la sabbia e ha detto vabbè, se non ho quelli col titolo van bene poi tutti. Il problema è che questi tutti sono diventati migliaia e migliaia e hanno lavorato per anni e anni e anni. Oggi con i 17.000 posti nelle scuole di specializzazione che sono stati aperti ci troviamo con tutti questi medici che prima coprivano i servizi, lavoravano, facevano le attività di medicina di famiglia, di continuità assistenziale, del pronto soccorso, eccetera, che sono andati nelle scuole di specializzazione e sono improvvisamente stati sequestrati, resi incompatibili con la possibilità di lavorare e quindi togliendo i servizi ai cittadini sostanzialmente. Oggi la politica lamenta la carenza, chiude presidi, chiude pronti soccorso, chiude automediche del 118, non trova sostituzione per la medicina di famiglia. Perché? Perché tutti questi medici che per anni sono stati usati in questo modo qui, oggi sono in quei 17.000 posti di specialità sequestrati e nel loro tempo libero non hanno la possibilità legale, se non pochissime eccezioni, di lavorare e di apportare servizi alla collettività. E questo è un paradosso folle, che oggi viene finalmente certificato anche da delle sentenze che ci consentiranno poi di andare avanti, perché come sindacato tutto questo non lo lasceremo passare, questo sia chiaro.